Parliamo di bus urbani, quindi AST e di ferrovie. Allora, Siracusa ha uno degli esempi più virtuosi della circolazione ecosostenibile. I bus elettrici di Siracusa sono un esempio, è stata una delle poche amministrazioni riuscito a ottenere i finanziamenti sui bus elettrici. Sono ben posizionati, hanno una circuitazione che ne consente l'utilizzo sia per la popolazione residente, ma anche e soprattutto per i turisti che vengono in città, che penso che apprezzo. Io personalmente lo prendo spesso, funziona, è ecosostenibile e ti dà una chiave di lettura circolare, come circolare questa città, come circolare Ortigia dove siamo noi in questo momento. I bus navette elettrici però sono soltanto del comune, mentre la regione dovrebbe garantire un trasporto pubblico urbano con l'AST, e spesso l'AST lascia a piedi i siracusani. Allora, a fine anno si appronteranno le nuove gare, si farà una verifica sulle nuove gare, sul trasporto pubblico locale, complessivo urbano ed extraurbano. Ci sarà forse una proroga tecnica di pochi mesi perché si sta disponendo il piano dei trasporti, l'ottimizzazione del piano dei trasporti, ma entro la fine dell'anno si avranno già le idee e anche probabilmente già i progetti comuni fra regione e amministrazione per come appaltare il servizio in nuove forme, visto che probabilmente consensualmente l'AST forse si ritira dal trasporto urbano e quindi l'amministrazione, andando a una gara, una stazione di interesse con una gara, potrà appaltare il servizio ad altre componenti. Per quanto riguarda invece la stazione, le ferrovie, la stazione di Siracusa sembra essere sempre più marginale, perché tutti i treni partono da Catania e arrivare da Siracusa a Palermo in 8-10 ore sembra ormai impossibile. Allora, il servizio treni era una meteora, una specie di stella cometa che ogni tanto vedevamo nelle campagne dell'isola. Stiamo arrivando a un contratto di servizio che potenzierà soprattutto verso le zone urbane, diciamo accelerazione di mobilità per tutto ciò che è il pendolarismo e darà un minimo di velocità, non dico alta velocità, ma velocità normale per i passeggeri sulle tratte a maggiore percorrenza. Tutto questo deve essere visto in una chiave di intermodalità. Le corse cambieranno totalmente, il quadro delle corse cambierà, ovviamente tutto questo significa ottimizzazione dei servizi, coincidenze sicure, possibilità di avere, se perdi un treno, averne un altro, quindi maggiori frequenze, capacità appunto di spostarsi a Palermo con un treno che magari in 50 minuti, 45 minuti, con poche fermate, arrivi a Catania e a Catania trovi una coincidenza che in 2 ore 30, 2 ore 40 ti porti a Palermo. Cosa importante è non perdere i treni a lunga percorrenza, c'è un treno che parte da Siracusa e poi va a Catania, quello sì che parte da Siracusa, parte la sua partenza, la sua origine a Siracusa e va a Roma. Ma a Roma in quanto? In 11 ore, 11 ore e mezza? Non è possibile, anche perché poi quel treno, come vedete, sia per le persone in partenza da Palermo e quelle in partenza da Siracusa, io l'ho fatto in maniera provocatoria questo viaggio in treno per andare alla riunione, ovviamente sono arrivato con 3 ore e mezzo di ritardo alla riunione. E ovviamente c'erano 32 persone sul treno, quindi un treno è un'offerta che non crea domanda. Deve cambiare il livello di servizio e l'attenzione dello Stato nei confronti dei siciliani. Si può, c'è bisogno di investire, crederci. Parliamo del viadotto di Targia, ancora non si ha alcuna notizia. Nel frattempo per la bretella? Per la bretella abbiamo avuto quindi l'ok da Cassa Depositi e Prestiti, è tutto in questo momento all'ufficio gare e contratti del Comune che sta predisponendo gli atti per la gara d'appalto. Ci siamo dovuti sostituire alla Regione, con la Protezione Civile. Purtroppo questi fondi che da quasi 2 anni ne discutono su come rimodularli e come farli avere, diciamo, per questo finanziamento, perché voglio ricordare che ha un progetto esecutivo approvato, un progetto esecutivo che prevedeva anche la realizzazione della bretella, perché il viadotto da progetto sarebbe stato interdetto da 4 a 6 mesi e quindi non si poteva pensare che non ci fosse un'uscita alternativa da Siracusa, quindi la bretella andava comunque realizzata. Solo che a posto di farli con i soldi della Protezione Civile ci sta pensando il Comune in maniera tale che il viadotto, fino a quando non arriveranno i finanziamenti e quindi non sarà manutenzionato, sarà, diciamo, chiuso e quindi ci sarà l'entrata e l'uscita sulle due bretelle, compresa
quella nuova che andremo a realizzare. La gara d'appalto, stanno preparando le carte, i tempi burocratici per poterla indire, sperando che non ci sia ricorso da parte di nessuno, perché capite bene che allungherebbe i tempi di realizzazione. Vista la lentezza della regione nel predisporre tutti i fondi e gli appalti per il viadotto, non c'è l'impressione che poi alla fine la regione il viadotto effettivamente non lo voglia realizzare? Guardi, io non so cosa passa nella testa della Regione, so che ho avuto rassicurazioni più volte sullo stanziamento di questo finanziamento, ci hanno dato anche nelle date, negli ultimi 2 anni ci hanno rinviato di data in data. Fatto sta che nel mese che durante il bilancio di previsione dell'anno scorso, che è stato deliberato nel mese di ottobre, preventivamente ho deciso con l'amministrazione di stanziare queste risorse appunto per il viadotto, per la realizzazione della bretella, perché quando vieni più volte è rinviata la promessa del finanziamento, evidentemente io posso anche aspettare, ma c'è un ponte che si deteriora sempre di più ed è un problema che va affrontato, e quindi ci siamo messi al sicuro.